Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato un breve Vangelo secondo San Luca, una scena che conosciamo, che sicuramente l'abbiamo ascoltato altre volte. E di fatto sono due scene. La prima scena è quella della madre, i fratelli di Gesù, fratelli non sono i suoi fratelli, che Gesù non ha fratelli, ma i discepoli, che vogliono andare verso Gesù, vogliono andare a incontrare Gesù. E la seconda scena, questa folla che non permette alla madre e ai discepoli di avvicinarsi. E quindi gli dicono a Gesù, fuori c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, quindi non solo non li fanno passare, ma gli dicono a Gesù quasi quasi, se li vuoi vedere esci tu, perché non possono entrare. E Gesù approfitta di questa situazione non per dire che Maria non è sua madre, che i discepoli non sono i suoi discepoli, ma approfitta per dire: mia madre, i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, per dire fanno parte della mia famiglia coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola del Signore. Ecco, oggi leggendo questo brano di Vangelo, quindi pensando, riflettendo sulla folla, pensavo che noi possiamo essere impediti dalla folla, ma possiamo diventare la folla. Perché impediti dalla folla? Perché tante volte ci sono delle situazioni che non ci fanno vedere il Signore. Noi in questi giorni che stiamo facendo la novena in preparazione alla festa degli arcangeli, ogni sera facciamo un breve momento di preghiera di guarigione e forse ci rendiamo conto che nel nostro cuore ci sono tante ferite e queste ferite sono la folla che non ci fanno vedere Gesù. No, quando per esempio noi sperimentiamo una delusione, qualcosa proprio che ferisce il nostro cuore, noi non siamo capaci di vedere l'intervento di Dio, di vedere la presenza del Signore. No, pensiamo ad esempio, che so, quando siamo in famiglia con gli amici, che l'atteggiamento, la parola di una persona ci può fare male. E noi ci fermiamo su quella parola, ci fermiamo su quell'atteggiamento, non andiamo oltre. E se per esempio, no, quella persona ci fa un gesto che ci fa soffrire, ma ci parla di Gesù, noi non ascoltiamo che ci parla di Gesù, ma ci fermiamo su quella ferita del nostro cuore. Queste sono le folle che abbiamo dentro di noi che non ci fanno incontrare il Signore. L'ho detto tante volte che nella mia esperienza di sacerdote, ecco, tanti grazie alla malattia hanno incontrato il Signore. Grazie alla malattia, alla sofferenza si sono convertiti, ma grazie, grazie alla malattia, alla sofferenza, che tanti invece si sono allontanati dal Signore. Non hanno voluto più sentire parlare del Signore, si sono ribellati con il Signore. Quella folla che ha nel cuore appunto la sofferenza e la malattia. E tante volte anche noi diventiamo questa folla, perché presi dalle nostre cose non permettiamo neanche agli altri di avvicinarsi al Signore. No, pensate ad esempio, se, forse lo so, non so, se sono predisterico, no?
attacco isterico, con quella situazione io allontano altri dal Signore, non gli permetto agli altri di avvicinarsi al Signore, divento una folla perché ferisco quella persona e quella persona non incontra il Signore. E poi il secondo pensiero è proprio le parole di Gesù: mia madre e i miei fratelli sono questi, quelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. E pensavo, la madre è colei che genera, colei che dà la vita. I fratelli, le sorelle, sono coloro che sperimentano lo stesso amore di questa madre. Ecco, noi siamo madre quando generiamo nella fede. Si dice che il sacerdote genera vita nuova con il battesimo, il dialogo con chi battezza. Però noi tutti possiamo generare figli al Signore, cioè se noi con la nostra vita, con il nostro modo di fare, il nostro parlare, avviciniamo tanti al Signore, scoprono la bellezza del Signore e quindi si innamorano del Signore, sperimentano l'amore misericordioso del Signore e quindi diventiamo noi madre perché generiamo gli altri alla fede. E avviciniamo al Signore, ma siamo anche fratelli perché condividiamo lo stesso amore. Siamo fratelli del Signore, ma fratelli fra di noi, non solo perché figli dello stesso Padre, ma perché sperimentiamo lo stesso amore familiare, che è quello della famiglia del Signore, che è quello della Chiesa, che è quello l'amore del Signore. Allora vogliamo prendere proprio questi due insegnamenti dal Vangelo, quello di stare attenti alla folla che c'è dentro di noi, metterla a tacere, non diventare noi folla per gli altri e quindi impedire agli altri di incontrare il Signore e impegniamoci ad essere madre, generare tanti fratelli e sorelle che incontriamo nella nostra vita. Generarli alla fede, avvicinarli al Signore e insegnare loro a sperimentare lo stesso amore. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.